Tutto il calcio riparte dallo stadio delle Tre Fontane, la partita amichevole, amatoriale organizzata dalla Gesis Lazio per festeggiare il ritorno in campo per gli sport di contatto. Come sempre presenti le istituzioni, il Comune di Roma, la Regione Lazio, gli enti di promozione sportiva, la federazione, ovviamente tanti amici, tanti presidenti che riguardano il nostro calcio dilettantistico. Andiamo ad ascoltare le interviste raccolte presso l'impianto Tre Fontane. Con Roberto Davani nella strana versione da calciatore però. Roberto era il momento di tornare in campo dopo questi mesi di lockdown finalmente. Sì, dopo questi mesi di lockdown, personalmente dopo tantissimi anni, ma la cosa importante è che il calcio sia effettivamente ripartito. La settimana scorsa abbiamo anche specificato che è possibile appunto l'organizzazione dei tornei amatoriali che sono così importanti per tutto il movimento calcistico per poter ricominciare e poter superare definitivamente questa fase di Covid che speriamo come dire a settembre si tenga comunque anche lontano ovviamente dalle, dai, dai cittadini e questo ovviamente dipende anche da noi perché l'emergenza non è finita, ma oggi davvero una bellissima idea, una bella iniziativa tutti insieme appunto una rappresentativa mista per dare il senso di quanto sia importante lo sport in particolare di quanto sia importante il calcio e personalmente una bellissima occasione un grande regalo di poter giocare su un campo così bello peraltro dopo veramente credo oltre un decennio che non facevo una partita a calcio farò solo un tempo e, e niente speriamo di divertirci che è la cosa più importante e ovviamente fair play e ancora grazie agli organizzatori, davvero devo dire che la Gesis ha fatto un lavoro straordinario, siamo stati molto contenti di poter come dire, insieme trovare delle soluzioni assieme appunto alla Giunta Zingaretti con cui c'è stata un'interlocuzione continua per la ripartenza del calcio e per la ripartenza degli sport di contatto che come sappiamo sono stati gli ultimi a poter partire e, e quindi di qui ovviamente come dire, una notizia che per i calcettari e per tutti gli appassionati degli sport di contatto è arrivata forse un po' tardi ma eh, appunto quello che è successo, il Covid eh, è stata ovviamente una, una tragedia terribile e quindi ancora la prudenza va tenuta. E ecco, speriamo davvero a settembre di poter ripartire per il meglio, che non ci siano più diciamo, i contagi in aumento, è ovvio che dobbiamo sempre tenere presente la curva epidemiologica per poter poi... Mettere in campo ulteriori aperture, ulteriori iniziative, ulteriori progettualità. Questa è una grande iniziativa, anche un segnale importante che insieme come ho visto qui a calciatori della regione eh, diamo effettivamente per far sì che un pochino la città torni e, e ovviamente le attività sportive tornino alla normalità. Nulla sarà più come prima, inevitabilmente, ma a mio avviso bisogna prendere e cogliere qualcosa di, eh, da quel che è successo, qualcosa di invece di... Costruttivo e di positivo, eh, le misure di sicurezza vanno sicuramente continuate, ma la città, l'attività, il calcio e tutto lo sport deve assolutamente ripartire, quindi, questa è un'occasione bellissima per dimostrarlo. Aspettavamo da tanto questo momento, anche perché, per tutto il movimento nostro calcistico della regione, è un ricominciare una vita. Capisco tutte le componenti che hanno sofferto in questo periodo perché stare lontano dai campi per tutti è, è stata dura. Ma la ripresa di sforzi di contatto con tutte le difficoltà che hanno i sforzi di contatto per riprendere, senza noi dobbiamo dimenticare che eh, diciamo, tutto quello che è stato vissuto non fa parte di una storia che non c'è più, è una storia che purtroppo è ancora in mezzo a noi, molto, molto attenuata, in alcuni alcun, c'è cioè, la malattia. In alcuni, in alcuni posti, per esempio nel Lazio è praticamente assente, insomma vediamo, vediamo che c'è un numero di, di, di malati che è molto basso, e, è relativamente basso, però l'importante è che ci rendiamo conto che il virus c'è, che il virus arriva soprattutto, che che è una, è una, Roma è una città turistica dove arriva tanta gente, quindi le precauzioni generali che bisogna avere, quello di stare distanziati, di portare le mascherine eccetera, bisogna averle sempre e non bisogna mai dimenticare che questa è una cosa importante, tutto il resto poi è... Fa parte dello sport e più si, più si riesce a organizzare, più si riesce a portare avanti il disegno sportivo, e, me, e questo è meglio è, perché noi siamo gente di sport, senza dimenticare che la salute arriva prima, prima e il resto. I professionisti dottore sono tornati in campo, però ovviamente lì parliamo di altri budget, misure che possono essere prese. Per i dilettanti è sostenibile una ripresa in questo modo? No. I direttanti non è sostenibile quel tipo di ripresa perché, perché l'impegno non, non, non solo economico che è importante, ma anche organizzativo non è possibile. Quindi bisogna che i direttanti per tornare in campo abbiano delle garanzie che sono diverse, che riguardano una, diversi punti di vista diverse, e soprattutto una diversa circolazione del virus, cioè una diversa coscienza di, co di quello che si può fare e di quello che non si può fare. È una conquista anche se è una conquista in, con grande ritardo, anche perché... Eh... Questa cosa che è avvenuta oggi, che è tutta ripartita il campionato, ripartita il calcio, il mondo dello sport, già due mesi fa c'era stato un protocollo, almeno come tra FIGC e il governo, che è la stessa cosa di adesso. Non riesco a capire perché due mesi fa non andava bene e oggi va bene. Bisogna che anche il nostro governo incominci a capire che lo sport è una cosa essenziale per il cittadino, perché senza sport non c'è vita è stato fatto un grande lavoro da, da questi ragazzi, sono stati veramente di grande aiuto e la gioia più grande non è tanto per me che oggi gioco alla mia veneranda età, ma è vedere che i ragazzi subito sono tornati a giocare, non ce la facevano più e per me la cosa più bella è vedere loro che corrono dietro a un pallone. La mia passione per il settore giovanile viene da là e quindi è importante che gli abbiamo restituito questa cosa che per loro è vitale. E questo grazie alla Gesis alla loro forza, alla loro organizzazione eh, si è permesso insomma, che tutto il movimento calcio eh, è potuto ripartire tutti quanti aspettavamo questo momento questo, questo evento nasce per festeggiare eh, que, questa nuova possibilità chiama nuova possibilità perché è un nuovo, un nuovo calcio che ci aspetta anche se tutti quanti non vediamo l'ora che torni il vecchio calcio quindi grazie alla Gesis ancora per tutto l'impegno che hanno messo in questo periodo un po' brutto siamo tornati in campo, è una frase che avevamo voglia di gridare da, da quel 4 marzo e l'abbiamo sperata in ogni santo giorno, poi ovviamente vedendo le altre regioni che partivano con questi sport di contatto avevamo voglia anche noi nel Lazio di dare una voce diciamo, a tutti quei centri sportivi che vivendo di sport dovevano rimanere per forza chiusi, quindi abbiamo fatto un corpo comune con tutto il Gesis, ci siamo radunati, siamo andati sotto la regione a gridare le nostre ragioni, e siamo stati ben accolti dalla Regione Lazio che ha raccolto tutte le nostre buone intenzioni dando quasi subito il via il giovedì 2 luglio come avevano eh, preventivato e come avevano detto. Speriamo che poi queste promesse siano la base per un nuovo percorso insieme con le istituzioni sempre vicine al mondo dello sport. Assolutamente sì, quello che spieghiamo del GESIS è proprio il contatto diretto con le istituzioni perché noi siamo la voce diciamo, che del campo Poter avere anche le istituzioni che ti ascoltano e ti danno modo comunque in qualche maniera di starti vicino e di darti manforte per noi è fondamentale, quindi è un buon inizio sicuramente. Con Daniele Laureti e Ugo Pambianchi, cominciamo col vicepresidente, una grandissima iniziativa per celebrare la ripresa di questi sport di contatto, abbiamo cominciato il 2 luglio però c'era tanta voglia di dare questo segnale nello specifico. Sì, tantissima e la dimostrazione è stata veramente importante perché qui erano presenti rappresentanti del calcio femminile, calcio amatoriale, calcio dilettante, quindi un po' tutto il mondo del calcio amatoriale e non, quindi è una soddisfazione che in questo bellissimo stadio abbiamo potuto così dare questa, questo nuovo inizio di questo sport che a livello nazionale è più importante, quindi siamo onorati di aver organizzato questo evento importante su, su questa bellissima location. Una location appunto gestita da Ugo Pambianchi, bellissimo, ricominciare proprio da qui, da uno dei tempi dello sport di Roma. Io sono io che ringrazio tutti quanti, il Gesis e tutti gli intervenuti che sono stati tanti e per noi è sempre un piacere come W e come Stadio del Re Fontane ospitare tutte le manifestazioni che abbiano soprattutto un valore anche sociale e culturale, come cultura dello sport. E noi siamo fortemente impegnati dal ormai 2015 nel continuo miglioramento di questo impianto e speriamo di poterlo fare un po' con anche le istituzioni accanto perché in questo momento abbiamo sicuramente bisogno di una grande, eh, un grande aiuto e soprattutto un grande snellimento delle procedure per fare al meglio il nostro lavoro nell'interesse dello sport. Ecco Daniele, tutti i concessionari hanno risposto presente al momento in cui vi siete ritrovati sotto la regione per il set in. Quanto peso ha avuto la Gesis in questa ripresa? Ma voglio essere obiettivo su questa cosa. Diciamo che il peso nostro è stato importante nei termini de, di una riapertura anticipata, non di tanto ma comunque è stata significativa. La cosa importante è stata l'ascolto. Vedete, cioè, il problema che noi viviamo, come accennava un po' Ugo Pan Bianchi sull'aspetto sull del rapporto, è che eh, il concessionario, soprattutto quello privato, che investe su un patrimonio comunale, almeno il diritto di essere ascoltato, di avere un confronto, perché non ci scordiamo che investire su un impianto sportivo parliamo di ingenti somme di denaro, quindi avere un minimo di rispetto per le persone che investono su un'impiantistica sportiva è fondamentale. E quello che ha fatto la Regione Lazio è quello almeno di farci salire su negli uffici, di parlare col capo del gabinetto e con gli esponenti appunto dello sport per parlare di questa problematica. C'è gente che comunque vive di sport, veramente ha delle famiglie e tutto, quindi il fatto che loro ci abbiano ascoltato in qualche modo ci abbiano ehm, in modo ascoltato perché loro volevano riaprire il lunedì, mentre noi abbiamo chiesto proprio espressamente uno sforzo eh, di fare un'apertura il giovedì, giorno dell'ordinanza. Per noi è stata comunque una piccola soddisfazione e il fatto che, che appunto le istituzioni ci ascoltano e, e con noi si confrontano. Per chi vive nello sport e chi vive in un settore che, come ripeto, dà anche lavoro è fondamentale. Quindi, io spero che in futuro tutte le amministrazioni prendano esempio da, da questo piccolo gesto e importante e che comunque lo sport venga valorizzato per tutto quello che dà, sia sull'aspetto sportivo, ma anche sociale ed economico per tutto l'indotto che porta.